Alessandro Coan, Nottoli, nuoto 74. Corsia 3, Simone Bortignon, Aquapolis. Alla 4, Diego Jedrejčić, Zeus Lab Montebelluna. Corsia 5, Albert Gabriel Coianu, centro nuoto Le Bandie. In 6, Lapo Tinti, SC Nuoto. Corsia 7, Patrick Martin, Hydros. In 8, Alessandro Borsato, Zeus Lab Montebelluna. In acqua finale maschile 2005, Diego Jedrejčić Montebelluna da 4, 2.38 e 82 in batteria. Virata dei 50 metri, Diego Jedrejčić 35.00, Simone Bortignon 35.69, quindi Coianu con 5.74. Sono questi i primi tre atleti che già si sono costruiti un buon margine nei confronti del resto della vasca e quindi con altissima probabilità saranno loro a contendersi le tre medaglie in palio. Vediamo come cambia e se cambierà la situazione alla virata numero 4, quella dei 100 metri, sempre con l'atleta di casa Diego Jedrejčić a condurre e Bortignone e Coianu nelle corsie adiacenti in seconda e terza posizione. Quindi Jedrejčić unico sotto al 40 secondi, 39.96 contro il 40.03 di Bortignone e il 40.37 di Coianu. ~0,76 dividevano Jedrejčić e Bortignon al rilevamento precedente, vediamo quanti diventano ai tre quarti gara, 85, quindi a lucrare ancora qualcosina Jedrejčić su Bortignon che proverà ad attaccare comunque il portacolori del Montebelluna al pari di Coianu in questa ultimissima fase di gara. Allo stesso modo dovrà rispondere Diego in corsia centrale per andare a timbrare la vittoria nella vasca casalinga. Interessante anche la lotta per le medaglie. Dunque ultime bracciate, 200 rana ragazzi 2005 e testa a testa nel finale. E vince Diego Jedrejčić 2.36.57. Non basta il rimontone finale di Coianu che si deve accontentare del secondo posto 2.36.73 e terzo Simone Bortignon 2.37.97. Prossima gara.